Amici dei Ventipresse, salve e ben ritrovati nella nuova puntata di T-Talk, un programma per donne comuni ma fuori dal comune. Oggi la nostra ospite viene da uno dei borghi più belli, ma non della provincia di Messina, di tutta la Sicilia, se non di tutta Italia. Lei è di San Marco d'Alunzio, Nadia Cinera Martino è la nostra ospite. E perché è nostra ospite? Perché lei in realtà fa un sacco di cose. A parte i suoi impegni familiari, e adesso ci ha messo in mezzo pure la politica, è una delle ideatrici di un evento importantissimo che si svolge a San Marco d'Alunzio ogni anno, che lei ci racconterà un po', e poi è un'appassionata di musica, fa parte della banda musicale, se non addirittura è una delle fondatrici. Insomma, ci racconterà lei tutte le cose che fa. E non so dove trovi il tempo per fare tutto quello che fa. Buongiorno Nadia e benvenuta a T-Talk. Buongiorno a te, Tiziana, e grazie per l'invito. Ho Allora. detto insomma che che abiti in uno dei borghi più belli d'Italia, San Marco d'Alunzio. Sono Marco D'Alunzio, infatti, sì. E ne sono fiera perché non mi sono mai spostata neanche dopo la laurea, perché ci tengo al mio paese e voglio portarla avanti, ecco. Come operatrice sono stata sempre impegnata nel sociale, quindi lo continuo a fare tuttora, quindi perché mi piace veramente. Vorrei migliorare sempre il nostro paese, portarlo avanti e quindi dare uno sviluppo per San Marco d'Alunzio, per il mio comune praticamente. Se tu dovessi dire, non lo so, la cosa più bella che c'è a San Marco d'Alunzio. La cosa più bella per me che c'è San Marco d'Alunzio è Piazza Castello, perché è stata ristrutturata e rappresenta il centro degli eventi culturali che si svolgono a San Marco, quindi è veramente una bella piazza da visitare, quindi vi invito tutti a venirla a vedere. E poi San Marco è un posto ricco di tradizioni, dalla festa di San Basilio in estate, faccio un po' io da promoter per il paese, alla festa dei Babbaluti, insomma, a momenti ci avviciniamo a lunghi passi ben distesi alla Quaresima e quindi è una festa che si svolge prima di Pasqua ed è una cosa davvero caratteristica, la festa dei Babbaluti. Una festa abbastanza sentita per noi aluntini, Molto sentita come anche quella di San Basilio. anche se a causa Covid negli ultimi anni non si è potuta svolgere nel migliore dei modi, quindi sempre in base alle restrizioni, quindi questo speriamo che quanto prima ritorneremo alla normalità, ecco, per svolgere tutto Eh sì, in piena normalità, come si dice sempre, quindi nel migliore dei modi, come tutti vorremmo ritornare alla lo normalità. speriamo davvero. Ho detto che sei una delle ideatrici di un evento importantissimo che si svolge ogni anno a San Marco d'Alunzio. Sì, e l'evento si chiama Borghi e Musica, quindi proprio prendendo spunto che San Marco è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi il nome è stato proprio preso dai borghi più belli Ma d'Italia. io so che durante questo evento, che poi non è un evento di un giorno, ma è un evento che si svolge insomma, in estate solitamente, e dura una settimana anche di più, Ma è dura. Sì. quindi dico è un momento in cui si riuniscono a San Marco musicisti importantissimi. Ho saputo che c'è stata la presenza di musicisti importantissimi. Come hai Importantissimo. fatto? E allora, dietro le quinte, insomma, c'è sempre un lavoro che per fare questo mese di eventi ad agosto si comincia a programmare già a gennaio. E quindi si prendono i contatti con i vari maestri, docenti di conservatori e loro ci danno, diciamo, le date disponibili per le masterclass, perché praticamente Borghi e Musica è un raccoglitore di musica viva, dove vengono da tutta Italia un sacco di allievi, sia alle prime armi, diciamo, perché ci sono i campus, sia a livello proprio di masterclass, proprio per un corso di perfezionamento. Quindi proprio noi chiamiamo gli artisti, infatti negli anni abbiamo avuto diversi nomi a livello internazionale. Pensiamo a magari chi non è del settore non conosce neanche i nomi o la valenza di queste persone, però a livello, se uno li cerca in internet, sono veramente dei grossi nomi che vengono
a visitare il nostro paese e a portare cultura per San Marco d'Annunzio. Pensiamo ad Allen Vizzutti, un famoso trombettista americano che ha origini siciliane e che viene qui da noi, è venuto da noi 2 o 3 anni fa e ha fatto un corso, la masterclass, con gli allievi del Conservatorio di Palermo, la maggior parte perché erano allievi della zona, ma gente che è venuta pure da fuori, dal Friuli, da Roma. Gente che giustamente vede la pubblicità, si informa e visto che è un evento che va avanti da ben 11 anni, noi siamo arrivati all'11ª edizione, quest'anno sarà la 12ª, quindi già il nome è abbastanza importante, quindi è un evento proprio che perdura, non è una situazione, diciamo. Diciamo che per i musicisti di tutta Italia, ma anche musicisti insomma, che sono fuori dall'Italia, è diventato ormai un appuntamento immancabile. Appuntamento fisso, sì, che si rinnova di anno in anno. E altri nomi abbiamo avuto Felipe Pellicciaro, un famoso sassofonista, Jean-Yves Formeau, pure maestri della RAI, Enrico Maria Baroni, insomma, molti nomi che magari non mi sto qui ad elencarvi, però che si possono vedere a ritroso sulle nostre pagine Facebook, sui nostri canali, perché è Ma veramente. siamo già alla metà di febbraio, quindi immagino che tu sia già Sì, ci siamo. al Sì, lavoro presi all'opera per per l'evento del organizzare. 2022, sì, Ma infatti. mi puoi spoilerare qualche nome? O ancora non si può dire nulla, è tutto segreto. No, un nome già confermato è Tarcovi di Tromba, un famoso maestro pure lui che verrà quest'estate da noi. E giustamente ogni anno le richieste sono diverse pure da parte dei docenti, però siccome noi vogliamo conciliare tutto nel mese di agosto, è difficile magari che in base ai loro impegni e ai loro tour sono tutti disponibili nel periodo che noi vogliamo. Quindi c'è gente che magari si prenota pure tra 2 o 3 anni. Quindi giustamente non è una cosa facile da organizzare. Quindi il mio ruolo dietro è questo: prendere magari contatti insieme a mio marito, chiamare gli ospiti e vedere di conciliare le date con le richieste pure dei collaboratori, degli allievi. E quindi stilare un cartellone che va avanti per un mese. Si comincia dalla La cosa bella. prima settimana di agosto fino ai primi di settembre, fin quando inizia la scuola, perché facciamo diverse masterclass e campus. Sì. La cosa bella non è solo il fatto che, insomma, San Marco diventi un contenitore musicale perché diventa proprio una cassa di risonanza, una cassa acustica per tutta questa bellissima musica, ma anche il fatto che queste persone che vengono da fuori, dall'estero, da tutta Italia, conoscano la nostra bella Sicilia. E loro portano la loro musica, ma noi esportiamo la nostra cultura con loro, perché loro portano via sicuramente un bellissimo Tutti ricordo. contenti dell'ospitalità siciliana che noi siamo consueti di fare, perché è bello portare avanti il nome di San Marco e poi giustamente le persone non fanno un turismo mordi e fuggi, vengono qui con le valigie, quindi bisogna organizzare gli alloggi e fare preventivi con i ristoranti per i menù, perché il tempo è ristretto, perché magari fino all'1 ci sono i corsi, si riprende già alle 3. E quindi deve essere tutto organizzato velocemente per far mangiare i ragazzi, i corsisti. È Quindi sta proprio qui una il catena di lavoro. montaggio e deve funzionare alla perfezione perché se gli ingranaggi non combaciano fra loro, tutto va in Tutto tilt. salta, sì, perfetto. E quindi poi la sera, comunque alla fine di ogni masterclass o campus, c'è un concerto finale dove è aperto al pubblico e tutti possono partecipare. Certo, questi ultimi 2 anni sono stati abbastanza duri, dovuti alla pandemia, e siamo stati pure coraggiosi ad affrontarlo, però con tutte le dovute precauzioni. Già l'anno scorso abbiamo chiesto il Green Pass 2 anni fa, era un po' difficile pure che venissero gli allievi, però in effetti anche negli ultimi 2 anni c'è stato un riscontro di almeno 100-120 allievi che sono venuti da tutta Italia. Non si sono Non scoraggiati. si sono scoraggiati, anche perché siamo stati meticolosi nel nostro lavoro dietro organizzativo. Infatti già a priori dicevamo che per partecipare era necessario il Green Pass, per i piccolini almeno un tampone per partecipare, perché ci sono pure ragazzini sotto i 12 anni e quindi era necessario monitorare la Mettere situazione, tutti in sicurezza, mettere ecco. tutti in sicurezza, sì. Pure per i docenti che venivano da fuori, pure per quanto riguardava gli aerei o meno, era tutto organizzato in correlazione a questa pandemia, purtroppo, che ci siamo, mi sa che ci dobbiamo convivere ancora, purtroppo, quindi è così. Quindi mi sa che hai proprio ragione. Bene, e allora vediamo di conoscere Nadia,
con gli oggetti che lei ci ha portato, perché anche Nadia ha portato tre oggetti che, come sapete, io non conosco prima perché sono una sorpresa per me. Vediamo cosa ha portato. Allora, Andiamo con il primo. il primo oggetto. Allora, il primo oggetto è una calcolatrice. Non la vediamo. Una calcolatrice perché io mi sono laureata in economia bancaria ed era una mia passione da piccola. Io mi ricordo praticamente le gare di tabelline che facevo con mio papà, perché ho preso da lui. Questa passione l'ho presa da lui per la matematica, quindi mi è sempre piaciuto e in effetti ho intrapreso questo percorso che mi piaceva. Mi sono laureata proprio in economia bancaria e poi tutto il mio lavoro si è basato su questo, in effetti, sulla matematica, perché lavoro da contabile in un negozio e faccio la contabilità interna e allo stesso tempo gestisco sia la parte dell'associazione legata a Borghi e Musica e sia un'accademia a Rocca di Caprileone, l'Accademia Musicale Nebroidea, che è convenzionata del Conservatorio di Messina. Quindi tutto concatenato, tutto in base alla mia passione. Perché tu mi hai detto che ti occupi dell'amministrazione di tutto, tu, Borgo e Musica, Accademia della Musica, Banda Musicale, ma tu non suoni. No, io non suono, no, io non suono. Tutta Quindi, questa passione la passione per parte. la musica, da dove arriva? Sveliamo questo segreto. Legato a mio marito, perché mio Una marito passione per l'amore. sì, per amore, brava, per amore, perché lui mi ha inserito in questo mondo. E lui è docente di clarinetto e si è laureato in conservatorio. E già quando abbiamo fondato l'associazione nel 2002, la sua idea era quella di innovazione. L'innovazione è fare non la solita banda di paese, che c'è anche all'interno dell'associazione, la San Marco Wind Band. Però la cosa principale era portare proprio cultura a San Marco, organizzando masterclass di perfezionamento. E quindi da qui è nato tutto il mio lavoro dietro, le quinte. Ma ti è Perché mai venuto il desiderio di imparare a suonare uno strumento? diciamo di sì, quando ero piccola sì, però ho iniziato con mio marito, ma lui non era paziente come ora, E quindi con me quindi era molto niente, esigente. Quindi, siccome niente. io avevo sempre la passione per la matematica, volevo studiare, volevo andare all'università perché noi stiamo insieme da un bel po' con mio marito, da più di 25 anni, quindi Diciamo che siete cresciuti insieme, siamo cresciuti insieme, tra perfetto. numeri e note musicali. Tra numeri e note musicali, benissimo, bravo. E quindi, il Andiamo al secondo oggetto, vediamo cosa porta secondo Maria. oggetto è sempre correlato al mio lavoro, le chiavi della macchina praticamente. Perché io sono sempre in giro per gestire la situazione, per andare al lavoro, per seguire i miei figli, perché ho tre figli Perché pure. ecco, diciamo che sei una mamma molto impegnata perché non uno, non due, ma tre. Quindi, Tre figli, sì. insomma, E quindi accompagnali loro a stanno scuola, in prendi giro, a scuola. brava, La per le palestra. loro passioni, ma loro due suonano avanti, due suonano, Ecco. hanno preso dal padre. E Uno quindi no? il piccolino sta iniziando ora, da Ecco, poco. quindi diciamo che anche lui sarà avviato Alla alla musica. E musica, sì. la Quindi matematica? la matematica pure gli serve perché sono bravi in effetti pure a scuola, non mi posso Ma lamentare. c'è uno dei tre che è più appassionato di matematica? Sì, il Ah, ecco. grande Insomma, almeno un po' per la mamma. che certo, infatti ha scelto di iscriversi al liceo scientifico, scienze applicate dal Ecco. prossimo anno, quindi sarà lui a seguire forse le orme della mamma, vediamo. Chi Perché lo riesce sa. comunque. Sin da piccolino lui era abituato infatti ad ascoltare musica, a stare con noi, veniva proprio alle prove della banda, seduto a 6 mesi, seduto sui timpani ad ascoltare la musica. E lui in effetti è stato abituato da piccolo a fare parte di questa grande famiglia, che è la nostra associazione, di cui io gestisco, diciamo, la parte dietro, e Sempre dietro le quinte. dietro le quinte. Quindi lui si è appassionato e in effetti la musica l'ha aiutato tantissimo. Perché sin da piccolo era abbastanza reattivo sia a integrarsi con le persone, perché era abituato praticamente a stare in mezzo alla gente, non aveva mai problemi di socializzazione. E la musica in effetti l'ha aiutato perché in effetti ci sono molti studi che dicono che la correlazione matematica-musica c'è, quindi in effetti ce ne stiamo accorgendo che fa bene studiare Bene. musica. Il Andiamo al terzo oggetto. terzo oggetto è il cellulare computer, chiamiamolo così, ce l'ho qui. Ecco. Non lo vediamo. Eccolo Ce qui. l'ho Ok, qui, abbiamo visto. perfetto. Perché ormai si fa tutto con un cellulare,
Ho, diciamo, con un computer dietro che ormai però tutti i programmi sono installati nel telefono, quindi ci permette di fare tutto, perché io prendo pure il calendario sul cellulare, quindi scrivo tutto lì, le mie agende, i miei impegni di famiglia, gli orari degli impegni Quindi il pure. cellulare scandisce il tuo tempo come una sveglia, no? E ti Sì, ricorda, mi ricordo quello che devi gli impegni. fare, quello dove devi andare. Sì, certo, infatti. E poi giustamente in base al programma io gestisco tutto dal cellulare, pure qualsiasi organizzazione, insomma, in base ormai tutto su Drive, su Google, quindi riesco a gestire pure email, insomma, qualsiasi cosa. Rispondo ai miei impegni di lavoro dal cellulare, quindi quando non sono a casa, e sono a casa, meglio il computer perché è molto più grande, naturalmente, quindi Sei una riesco donna a organizzare tecnologica. i tempi. Sì, abbastanza. Cerco Io di lo posso testimoniare perché prima di cominciare l'intervista era un po' più scura la sua immagine. Allora, Alexa, accendi la luce. sì, Il è vero, colore è superato per Nadia. Quindi tradizione, perché sei rimasta a San Marco, quindi tradizione, attaccamento alle tue radici, ma nello stesso tempo tecnologia massima, quindi una donna che viaggia nel futuro con i piedi attaccati bene a terra, però. a terra, sì, infatti, brava, hai detto bene, Tiziana, sì. E comunque questa mia passione è sempre rapportata pure nella vita sociale, perché guarda caso, quando mi trovo con gli amici sono sempre io pure alla fine delle serate a fare i conti e dividere, Ah, ecco. insomma, sempre questo, faccio sempre conti Quindi alla fine, quando in occasione. finisce la mangiata, Nadia, dividiamo il conto. Fai tu, fai tu, fai tu. Faccio tutto io, oppure organizzo, insomma, sempre a livello, perché siccome mi piace farlo, dicevo cosa facciamo nel weekend o meno, insomma, mi metto a gestire i vari impegni, anche se ultimamente, come sappiamo tutti, siamo un po' limitati in base alla situazione. Non Cerchiamo solo, di a che riprenderci pure è un venuto in mente di candidarti. E sei po'. diventata consigliere comunale. Sono consigliere comunale, sì, Come si perfetto. fa? Cioè, tutto questo, in tutto questo, pure la politica ci ha messo in mezzo. Sì, ma non mi sta venendo pesante la situazione perché io già lo facevo e mi sto rapportando con le persone e sto mettendo le mie capacità a disposizione degli altri, tutto qui, perché già lo facevo e mi sembra giusto mettermi in campo per dare una mano alla mia amministrazione e al mio paese, perché ci tengo, come ho Una detto cosa prima. che da consigliere comunale vorresti fare per il tuo paese, vorresti che si realizzasse? Che magari lo pensavi anche da cittadina, però Sì. adesso che sei dentro il comune, magari hai più facilità nel dire, nel Da pensare anche nella tua cittadina amministrazione. vorrei qualcosa in più per i nostri giovani, ecco, da amministratore lo vorrei realizzare ancora di più, Ma che cosa? perché C'è una che cosa in cosa? particolare o magari è in generale, qualcosa per i giovani in generale? Una cosa in particolare, diciamo, sempre in relazione ai miei queste masterclass di potenziarle, ma soprattutto vorrei fare tipo un parco giochi, una sala congressi, perché anche una sala multifunzionale per i giovani, perché non c'è niente dove poter stare, a parte qualche bar, qualche diciamo luogo di aggregazione per i nostri giovani, perché in effetti sì, lo spopolamento sì, ma se noi diamo ai nostri giovani qualcosa per rimanere a San Marco, per dare qualcosa in più, è bene che ci lavoriamo tutti insieme. Cioè, a me sembra brutto che molti di noi, per portare i ragazzini al parco giochi, devono andare fuori paese. Non esiste, cioè, deve essere tutto in sicurezza, ma nel nostro piccolo comune. Quindi questo è quello che mi auspico per la nostra comunità a breve, mi auguro. Ma infatti devo dire che Nadia mi ha detto, la nostra accademia è a Rocca di Caprileone, quindi avrei potuto benissimo trasferirmi giù perché mi sarebbe stato più semplice, ecco, gestire la situazione. Però io preferisco rimanere a San Marco d'Agosto. Sì. Ed è bellissimo questo, c'è un messaggio molto bello anche per i tuoi figli. Infatti, pure per i miei figli, perché noi abbiamo costruito casa qui e mi piace rimanere proprio a San Marco, tanto si riesce a gestire tutto ormai, come diciamo, siamo tecnologici tramite un computer, ci si sposta velocemente in macchina, diciamo che non è un paese lontano dai centri più grandi come Capodorland e Sant'Agata, quindi in mezz'oretta si riesce ad andare dappertutto. Quindi
Bello rimanere qui, ancorata alle nostre tradizioni, alle nostre famiglie, ai nostri genitori, che sono pure qui, quindi giustamente è bello rimanere a San Marco. A proposito, qual è il tuo luogo del cuore? Ecco, vabbè, il mio luogo del cuore è casa mia, la mia famiglia. Dove c'è la mia famiglia è il mio luogo ideale, perché basta stare con loro e la giornata passa, quando uno torna da casa stanco, dal lavoro, ci sono i genitori, i figli che ti rallegrano la giornata, quindi ti fanno dimenticare tutto quello che non è andato bene. E giustamente loro sono la mia forza per andare avanti, perché con Ma che loro mamma sei? cerco di fare tutto, anche se a volte magari pecco pure io in qualcosa, ci mancherebbe, quindi pure io sono a volte con i miei ritmi, magari li trascuro un po', però dico poi riesco magari a fare qualcosa con loro e loro sono contenti, magari gli dedico un pomeriggio ciascuno per portarli in qualsiasi posto, oppure per andare a fare delle compere e loro sono contenti di stare con mamma e papà. Pure la piccola cosa di andare a fare la spesa, di andare a comprare qualcosa di vestiti per loro, già loro sono contenti, che li aiuto a fare i compiti perché sono abbastanza presente pure per il piccolo, perché gli altri due ormai sono indipendenti e autonomi, ma il più piccolo fa la prima elementare, quindi cerco di aiutarlo, di essere presente. In questo periodo di Covid, come hai visto questi ragazzi vivere, visto che hanno tre età diverse? Uno sta per iniziare la scuola superiore, insomma a settembre comincerà la scuola superiore, uno il più piccolo ha cominciato quest'anno la prima elementare, l'altro insomma è in una situazione intermedia. Come hanno vissuto tutti e tre? Tu hai il polso della situazione? Sì, diciamo che è stato un po' particolare perché loro si sono sentiti un po' messi da parte le loro attività principali, perché giustamente non tutto ha funzionato, nel senso è stato possibile farlo, le varie attività come la danza, il calcio, qualcosa si è sospeso, pure noi con le lezioni di musica e alcuni mesi l'abbiamo dovuta fare in DAD, lezioni didattiche a distanza. Però cerco di far capire loro che prima o poi si ritornerà alla normalità. Quindi speriamo veramente che sia così, perché diciamo d'estate sembra tutto tranquillo, poi nei periodi invernali Ma il ricomincia fatto di un po' meno. essere nati in una generazione, in un'epoca proprio tecnologica, super tecnologica, li ha aiutati o li ha fatti sentire più soli? No, vabbè, li ha aiutati perché alla fine, grazie al telefonino, alle lezioni, non sono rimasti soli. Perché pure noi ci siamo passati come famiglia, io e i miei figli l'anno scorso siamo stati positivi, e quindi grazie a questo un mese è passato, grazie alle tecnologie, agli amici che chiamavano, alla scuola didattica a distanza, perché altrimenti eravamo isolati dal mondo esterno, quindi la tecnologia ci ha aiutato da questo punto di vista naturalmente, quindi altrimenti Bene, non sarebbe stato possibile tutto questo. andiamo all'altra domanda, insomma, che prevede il format. Il piatto della domenica. Nadia è una brava cuoca, è una buona forchetta, ti piace cucinare? C'è un piatto a cui sei particolarmente legata per qualche motivo particolare? Sì, allora mi piace cucinare e mi piace fare i dolci perché i miei figli ogni tanto la domenica diciamo, facciamo qualche dolce, facciamo qualcosa insieme e mi piace quindi dedicare il tempo per i dolci, la maggior parte. È un piatto a cui sono legata è diciamo, i maccheroni perché mia nonna li faceva a mano, mia nonna, e quindi sono rimasta legata. Noi solitamente la domenica quando possiamo mangiamo i maccheroni e sembrano magari non sono fatti in casa perché siamo ormai tutti di corsa e li compriamo, però piacciono anche ai miei bambini perché è una cosa semplice che accomuna tutti, visto che sono tre i bambini, quindi è una cosa, un piatto veloce da fare che Ma piace loro. questi maccheroni a cui sei legata a questo piatto perché è un piatto, insomma, che succulento o perché lo preparavi con la nonna? E Perché lo preparavo con la nonna, è normale. che ricordo hai di questa nonna? E la mia nonna materna, sì, lei è morta un paio di anni fa e giustamente io quando ero piccola lei viveva a Torrenova, andavo con mia mamma tutte le domeniche a casa sua e facevamo questi maccheroni insieme con i cugini, insomma era un momento di aggregazione pure quello e stare insieme per preparare la pasta fresca, tutto qua. Insomma, quindi è un piatto della tua famiglia. Ma Sì, diciamo di sì, della mia famiglia, lei tu vuole. li sai preparare?
E a mano non più, diciamo, io ormai li compro. Li compro. dimenticato. Sì, però mia mamma ancora li fa, ogni tanto li fa mia mamma a mano, ma io no, non più, li compro e basta. Ti ho chiesto che mamma sei, ma di contro, che figlia sei? Che figlia Perché sono? nomini più volte, hai nominato più volte i tuoi genitori, tua mamma, quindi vedo che c'è un grande attaccamento. E cerco di essere presente pure con loro, giustamente, perché sono anziani e c'è bisogno pure per loro, perché cerco pure di essere presente da parte mia, perché in effetti col lavoro e tutto quello che faccio, a volte magari una sembra distante, ma non lo è. Non è semplice. È semplice, certo, però in effetti loro sono legatissimi a me, altrettanto io, quindi è normale che sia così. E poi, insomma, nei piccoli paesi ancora si riesce ad avere un rapporto più stretto Certo, rispetto sì. alle Rispetto grandi città. alle grandi città, pure i miei figli sono legati ai nonni materni, paterni, perché in effetti i nonni della parte di mio marito, insomma i miei figli sono legatissimi, sono cresciuti pure con loro perché io la mattina andavo al lavoro e quindi è normale che i piccoli, prima di iniziare l'infanzia, sono cresciuti con i nonni, è normale che sia così, perché quantomeno nei È paesi... normale dalle nostre parti, perché in Sì. realtà nelle grandi città Dalle non è nostre parti così perché è un normale. paesino. Perché in effetti almeno qui non ci sono gli asili nido meno dove portare i bambini e quindi ci appoggiamo ai nonni per fare crescere i nostri bambini, che magari li viziano, però ci sta pure quello. È proprio il compito dei nonni, il Sta lavoro pure dei nonni è proprio quello. quello, infatti, brava, è così. Sì. Bene, Nadia, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite. Come ci lasciamo? C'è un augurio che possiamo farci per salutarci? Un augurio, spero di poter realizzare quello che ho detto, sia per la mia comunità che per i miei figli, di portare avanti qualcosa per loro, per il loro futuro. Quindi mi auguro di poterlo fare e di continuare sempre con il mio operato nella comunità in cui vivo e che ho scelto di vivere. Bene. Io ti ringrazio ancora per essere stata nostra ospite, ringrazio tutti voi per averci ascoltati, per averci guardato e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tea Talk, un programma per donne comuni ma fuori dal comune. Arrivederci. Grazie a voi, ciao.